questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglietta che io ho deciso di chiamare Pull Marea. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della Yann Art linea Flowers Merino, che è questa cake da 225 grammi che misura 550 metri. Guardate che bellezza! Il colore che ho scelto io è il colore 540, che ha queste splendide sfumature che vanno dal blu al grigio. Veramente fantastica. Però voglio farvi vedere anche altre colorazioni che trovate tutte presenti sul mio sito Filati Elsa. Guardate, e sono solo alcune, ce ne sono veramente tantissime. Abbiamo questo che ha le sfumature del lilla, oppure abbiamo questo che ha delle sfumature dell'alba, come definisco io, perché c'è il beige e c'è anche l'arancione e il rosso, oppure abbiamo questo che invece ha delle sfumature che vanno unicorno, ossia dal rosa al celeste e lilla, veramente molto carine. Però ce ne sono talmente tante altre che trovate, come vi ho detto, tutte disponibili sul sito Filati Elsa. Per quanto riguarda quantitativo, allora io ho utilizzato una sola cake che ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e mezzo e del numero 5. Per una taglia M vi occorrono due cake, stessa cosa per una taglia L. Attenzione, se siete una taglia S e volete fare le maniche lunghe, vi consiglio due cake perché con una cake sola non riuscite a realizzarla. Quindi mi raccomando, taglia S, se la volete uguale alla mia, una cake, se le volete con le maniche lunghe, due cake. Taglia M vanno benissimo due cake, sia se la fate come la mia che se la fate maniche lunghe. Taglia L, se la fate come la mia, vanno bene due cake. Se volete fare le maniche lunghe, vi consiglio in questo caso tre cake. Come vi ho detto, io ho lavorato sia con l'uncinetto numero 4 e mezzo che con l'uncinetto numero 5. Mi avvicino per farvi vedere, la lavorazione è semplicissima. Si vanno a lavorare prima di tutti due rettangoli sopra, quindi ho fatto i due rettangoli, uno avanti e uno dietro, proprio per fare in modo che venga omogenea la sfumatura, vedete, dietro e avanti. E una volta fatto i due rettangoli, io vi consiglio di fare prima quello dietro e poi quello avanti, dove in quello avanti andate a mettere sempre quei due o tre motivi in più, in modo tale che il collo venga largo e non tiri, quindi non venga quella collo a barca, soprattutto per il tipo di cucitura che bisogna andare a fare. Io il rettangolo avanti l'ho fatto più grande di tre motivi, quindi una volta fatto questi rettangoli, come vedete questa volta io ho fatto un po' più sotto il polso, il gomito, e poi sono andata ad unirli e ho lavorato in tondo la parte di sotto. Il motivo si realizza con 4 giri quando si lavora in giri di andata e ritorno, 2 giri quando invece si lavora il corpo della maglia. Ho lavorato sempre con il 4,5 fino ad arrivare all'altezza vita, quindi qui. Poi sono passata a lavorare con l'uncinetto il numero 5 in modo tale da allargare la lavorazione, però senza fare aumenti, perché questo tipo di lavorazione, se si vanno poi a fare degli aumenti, diviene troppo forato e mi piace questo effetto che dà proprio questo punto. Per quanto riguarda le cuciture, invece, poi sono andata a cucire due rettangoli interamente sotto, mentre sopra, come potete vedere, ho cucito dal bordo fino a qui e ho lasciato scoperto le spalle, sia da questa parte che da quest'altra parte, e sono andata solo a cucire un po' qui sulle spalle, diciamo più altezza collo. Mi raccomando, voi naturalmente potete fare le maniche cucite interamente, quindi senza alcun fastidio. Se non vi piace, se avete freddo, vi consiglio di andare a cucire del tutto la maglia, nessun problema, potete farlo tranquillamente. Non ho fatto alcun tipo di bordino, quindi la maglia è veramente molto semplice da realizzare, e lavorando con dei uncinetti così grandi, naturalmente viene molto più facile e si realizza veramente in pochissimo tempo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare. E per questa creazione, per chi acquisterà il mio stesso filato, avrà in omaggio il PDF, che altrimenti è acquistabile sempre sul mio sito. E noi, come sempre, ci vediamo poi sul prossimo video, al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro pull, io ho deciso di utilizzare il filato della Yann Art linea Flowers Merino, che è questa bellissima cake da 225 grammi che misura 590 metri. Lavorerò con due uncinetti, quello del 4,5 e quello del 5. Inizieremo creando i due rettangoli che servono per creare le nostre maniche, e io inizierò a lavorare con l'uncinetto del 4,5. Per quanto riguarda i due rettangoli, quello dietro sarà più corto rispetto a quello avanti, in modo tale da avere poi uno scollo
È più tondo, scusate, l'ho messo al contrario, uno scolo più tondo sul davanti, vedete, perché i motivi che abbiamo messi in più li abbiamo messi sul davanti. Vi dico già che io per la parte dietro monterò un totale di 157 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6, a cui poi vanno aggiunte 7 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi io ne ho aggiunti, ho fatto 150 catenelle, a cui poi ho aggiunto 7 catenelle, appunto per avere l'inizio uguale alla fine. Per quanto riguarda invece la parte avanti, sono andata a montare 28 motivi, quindi sono 168 catenelle più 7 catenelle, quindi 175, e ripeto, i tre motivi in più mi sono serviti sul davanti. Montando 157 catenelle, io ho una lunghezza pari a circa 110 centimetri, che sono la lunghezza quindi che mi va da poco dopo il gomito fino all'altro gomito, sempre un po' più avanti del gomito. Quindi se volete fare più lunghe le maniche dovete andare a montare molte più catenelle fino ad avere una lunghezza che va da polso a polso. Oppure, se la volete fare più piccola, montate meno catenelle. L'importante è che qualsiasi taglia voi siete, una taglia S, una taglia M, una taglia L, per il pezzo davanti andate a montare 3 motivi in più in modo da avere lo scollo più largo sul davanti. Detto ciò, quindi possiamo andare a vedere come realizzare il nostro motivo del rettangolo. Io qui vi farò vedere un piccolo campione lavorato sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo e andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle mie catenelle di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che andiamo a fare adesso lo dovremo fare per tutto il giro. 2 catenelle, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Ne devo fare altre 2, una in ogni catenella successiva, quindi una e due, per un totale quindi di 3 maglie alte. E si ricomincia da capo. 2 catenelle, salto una catenella di base, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo 3 maglie alte, una in ogni catenella. Quindi una, due, 3. Di nuovo 2 catenelle, salto una catenella, entro una successiva e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Devo continuare così per tutto il giro fino a poi far vedere come terminare il primo giro. Quindi sto per terminare il primo giro, vado a fare 2 catenelle, salto una catenella di base, entro una successiva e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, salto una catenella, invece di fare 3 maglie alte ne devo fare solo 2, quindi una, successiva, 2. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro. O vi alzate con una catenella, entriamo direttamente nella maglia alta e facciamo una maglia bassa. Catenella di separazione, quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il secondo giro. Vado qui dove ho subito dopo le 2 maglie alte nell'archetto e faccio una maglia bassa. 3 catenelle. Vado nell'archetto successivo in prossimità delle 3 maglie alte e faccio una maglia bassa. 3 catenelle. Ricomincio da capo, quindi salto tutte le 3 maglie alte, vado subito dopo nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle. Vado nell'archetto successivo vicino alle 3 maglie alte e faccio una maglia bassa. 3 catenelle. Di nuovo salto le 3 maglie alte, entro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, salto le 3 catenelle, le 3 maglie alte e faccio una maglia bassa. Quindi devo fare questo per tutto il giro. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto vicino alle 3 maglie alte. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto subito dopo le 3 maglie alte. Vado a terminare il secondo giro facendo 3 catenelle, vado nell'archetto subito prima delle 2 maglie alte,
catenella di separazione, entro nella terza catenella e faccio una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio secondo giro e possiamo andare a fare il terzo giro. Secondo giro, vado a fare una maglia o mi alzo con una catenella o entro direttamente nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle, entro nell'archetto successivo di 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2, archetto successivo, vado a fare una maglia bassa. E si ricomincia. 2 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E si continua così, quindi per tutto il giro. 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte. 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte. 2 catenelle e terminiamo il terzo giro andando direttamente dove abbiamo l'ultima maglia bassa, andando a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro ultimo giro, ossia il quarto giro, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle, vado vicino alle 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, quello che stiamo facendo adesso lo facciamo per tutto il giro. Salto le 3 maglie alte, entro nell'archetto subito a fianco alle 3 maglie alte e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, vado nell'archetto successivo vicino alle 3 maglie alte e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, di nuovo maglia bassa vicino, entrando nell'archetto. 3 catenelle, si entra nell'archetto successivo e di nuovo vicino alle maglie alte facciamo la maglia bassa. 3 catenelle, si superano le 3 maglie alte, si fa la maglia bassa. Quindi come potete vedere sono 4 giri davvero semplicissimi. E io li dovrò ripetere fino alla lunghezza, all'altezza del rettangolo. Ricordatevi che l'altezza del rettangolo deve essere l'altezza dei vostri scalfi, però se i vostri scalfi, tipo se misurate una maglia solitamente di 12 o 13 cm, aumentate sempre di mezzo centimetro, quindi magari arrivate a 13,5 o anche a 14, meglio un centimetro o mezzo centimetro in più piuttosto che meno, perché altrimenti poi vi sentirete tirare sotto le ascelle. Quindi andiamo a terminare il giro. Subito dopo le 3 maglie alte vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, entro dove ho la maglia bassa e realizzo la mia maglia alta. Quindi questi sono i 4 giri che dobbiamo sempre andare a ripetere. Mi giro un attimo per farvi rivedere il primo giro, visto che qui avevamo le catenelle, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella. 2 catenelle, andiamo direttamente nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte. Come potete vedere, questi 4 giri ci servono appunto per poter alternare i nostri gruppi di 3 maglie alte. Vedete? Li stiamo alternando. Benissimo, io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto i miei 4 giri per arrivare all'altezza desiderata. Vi ricordo che per il pezzo avanti dovete mettere almeno 3 motivi in più, non esagerate altrimenti poi il collo vi viene male, quindi 3, massimo 4 se state usando un filato più sottile, ma non andate a metterne di più. E una volta fatto ciò poi andremo a vedere come continuare la nostra maglia.
Allora, io ho terminato i miei due rettangoli, ho ripetuto i quattro giri per quattro volte, una, due, tre e quattro, fermandomi proprio al quarto giro e ho circa 15 centimetri di altezza e per me come scalfo va più che bene. Per quanto riguarda i due rettangoli, quello avanti ho montato tre motivi in più rispetto a dietro. Dietro ne avevo 26, avanti quindi ne ho 29 e a questo punto per mettere i marcatori ho messo 10 dei miei gruppi di tre maglie alte da una parte sia avanti che dietro e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Ho messo 10 gruppi di maglie alte avanti e 10 dietro in modo tale qui da trovarmi poi 6 gruppi dietro, 9 gruppi avanti. Questo mi permetterà quando andrò a cucire la maglia di avere lo scollo più largo, quindi qui a fare l'effetto tondo e comunque che la maglia non mi stringa sul seno. Detto ciò, quindi adesso devo ricominciare a lavorare partendo quindi dal primo giro. Mi raccomando, voi potete partire anche dagli altri giri, non è un problema, tanto il giro è sempre quelli, sono sempre questi, solo che poi li andiamo a lavorare in tondo e quindi non più in giri di andata e ritorno. E io naturalmente vi mostrerò come fare. Per quanto riguarda i marcatori, io direi per una taglia M di metterne almeno 8, no, anzi 9 dietro e sì, diciamo 8 o 9 dietro e quindi sul davanti metterne almeno 3 in più. Stessa cosa taglia L, dietro se ne andate a mettere io direi almeno 11, quello davanti di avere almeno 3 motivi in più. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione adesso in tondo. Visto che in tondo io partirò direttamente da, diciamo, quasi vicino al marcatore in modo da farvi vedere subito come fare i giri di andata e ritorno. Scusatemi, i giri di tutto tondo. Quindi vedete, io qui, diciamo che iniziamo da qui dove abbiamo l'archetto sopra il gruppo di tre maglie alte e quindi adesso io qua devo andare a fare la mia maglia bassa, quindi mi aggancio con una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle nell'archetto successivo io devo fare 3 maglie alte e vado a fare in questa maniera. Vedete, io qui ho già il marcatore, vado a fare una maglia alta nel marcatore dietro, una maglia alta entrando sia nell'archetto dietro che nell'archetto avanti e una maglia alta entrando nell'archetto sul davanti. Così ho di nuovo il mio gruppo di 3 maglie alte. 2 catenelle, archetto successivo da fare la mia maglia bassa e vedete mi trovo dove ho le 3 maglie alte, quindi in corrispondenza sto andando a fare normalmente il mio giro. 2 catenelle, archetto successivo, 3 maglie alte e mi trovo in corrispondenza più sotto con il mio gruppo di 3 maglie alte. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino a ritrovarmi al marcatore successivo. Eccomi qua, mi trovo dove ho il secondo marcatore, quindi vado a fare sempre 2 catenelle, vado nell'archetto sul davanti e metto una maglia alta, prendo il filo, vado nell'archetto avanti e dietro, entrando sia in quello di avanti che quello dietro, e vado a fare la mia seconda maglia alta. E poi vado a fare una maglia alta dove ho la maglia, l'archetto sul dietro. In modo tale quindi da avere le mie 3 maglie alte, 2 catenelle, vado a lavorare normalmente in questa maniera. Quindi vado a fare sempre le 2 catenelle, archetto successivo 3 maglie alte. Continuo così, vi farò vedere come terminare il primo giro e poi come iniziare a fare il secondo. Allora, sto per terminare il primo giro, dovrei fare le 2 catenelle e la maglia bassissima per chiudere e invece per evitare di fare il solito discorso di chiudere che si veda la lavorazione, la chiusura del giro d'inizio e fine giro a tondo che va a fare la linea tonda, andiamo a fare una maglia alta. Quindi io prendo il filo, entro nella mia maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Così posso iniziare a fare il mio secondo giro. Entro direttamente nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, vado vicino alle 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, supero le 3 maglie alte e vado a fare la mia maglia bassa. Quindi continuo adesso a lavorare normalmente il mio secondo giro. Vi farò vedere anche come terminare il secondo giro e come poi andare a fare il terzo. Sto per terminare anche il mio secondo giro, dovrei fare le 3 catenelle, invece vado a fare una catenella, prendo
prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia alta. E adesso si ricomincia dal primo giro. Prima facevamo 4, adesso come potrete vedere sono 2 giri, perché adesso io entro direttamente nell'archetto, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare le mie 3 maglie alte. E quindi i gruppi di 3 maglie alte si alternano da soli facendo questi 2 giri invece che 4. Quindi adesso io continuo a lavorare, andando a fare quindi il mio primo giro. Quindi quando poi arriverete qui e farete le 3 maglie alte, ricordatevi di chiudere con una maglia alta, quindi 3 maglie alte, poi una maglia alta entrando nella prima maglia bassa, e poi si ricomincia col secondo giro. Quindi 2 giri che vanno sempre ripetuti. Io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto questi 2 giri, fin dove sono arrivata. Vi farò vedere anche per la cucitura quanto sono andata a cucire per creare appunto le maniche. Allora, ho ripetuto i 2 giri per 24 volte, però quando sono arrivata alla 18esima volta sono andata a cambiare l'uncinetto e dal 4,5 sono andata a lavorare con il 5, in modo da allargare la lavorazione senza però aumentare e farla quindi più forata. Quindi ho semplicemente cambiato l'uncinetto passando dal 4,5 al 5. Quindi ripeto, ho ripetuto i 2 motivi per 24 volte. Dopo la 18esima volta sono andata a cambiare l'uncinetto. Una volta fatto ciò sono andata a cucire le maniche, le ho cucito sotto passando sempre l'ago di lana con lo stesso filo sotto, e poi sopra ho creato il mio foro per le spalle, un po' più sotto le spalle, e ho fatto in questa maniera. Dal bordo verso l'interno sono andata a cucire per circa 22 centimetri, ho lasciati liberi circa 19 centimetri, e poi sono andata a cucire per circa 7 centimetri. Vi spiego meglio per chi non vuole le misure. Ho cucito dal bordo fino un po' più all'interno, ho cucito 5 gruppi di 3 maglie alte, vedete? Una, non conto questi da 2, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e dove ho la maglia bassa sono andata a cucire. Ho lasciato liberi 4 gruppi, 1, 2, 3, 4, e poi sono andata a cucire gli altri 2 gruppi. Per una taglia più grande, mi raccomando, andate a fare l'apertura un po' più in basso, perché altrimenti per una taglia M il collo qui vi verrebbe troppo stretto, anche per una taglia L. Quindi vi consiglio di diminuire qui, invece di fare 4 gruppi liberi ne fate soltanto 3, in modo tale da poi da cucire 2 e avere qui un più spazio per poter far passare la testa. Naturalmente ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Detto ciò, quindi il nostro pull è terminato.